Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e anche di quelli che non usciranno su Switch 2. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, quindi non c'è tempo da perdere. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, il che significa lasciate un like, iscrivetevi al canale, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Per quanto riguarda l'angolo della poracciata non ci sono aggiornamenti, però visto che ci siamo vi parlo di una bella collectors di cui sono aperti i pre-order e che mi avete segnalato voi. Narita Boy è stato uno degli action adventure che più ho apprezzato negli ultimi anni, tanto da essere finito nella mia lista dei poti di fine anno qualche tempo fa. E finalmente è giunto il momento di godersi un'edizione fisica di tutto rispetto che non sia pubblicata da Limited Run Games. Narita Boy arriverà a marzo in un'edizione liscia, ma anche in una collectors edition con qualche bonus interessante e un box esterno a dir poco nostalgico. Il prezzo è anche abbastanza contenuto, trovate il link diretto al pre-order nel canale Telegram delle offerte poracce. Tra le tante uscite previste in questo inizio 2024 vi ricordo che è stata confermata anche la data del 14 febbraio per l'arrivo della Tomb Raider Remastered. C'è solo un problema. Abbiamo avuto un reveal trailer a settembre e poi il gioco è sparito completamente dai radar. Lo studio di sviluppo ha risposto a un fan che su Twitter chiedeva maggiori informazioni sul titolo, rassicurandolo che presto saranno condivise novità sul titolo. A poco più di un mese dalla pubblicazione, io un po' sento puzza di bruciato. E voi? Beh, probabilmente anche colpa di Suicide Squad Kill the Justice League. Rocksteady si è scordata il forno acceso da circa un anno e la puzza è insostenibile. Nonostante tutti i tentativi di redenzione, sembra proprio che nuovo titolo sviluppato dagli stessi autori della trilogia capolavoro degli Arkham sarà un grandissimo buco nell'acqua. Anche le anteprime della stampa specializzata bocciano un gioco dall'identità confusa che nel tentativo di essere allo stesso tempo un live service e un'avventura narrativa dal forte taglio cinematografico, alla fine non fa bene nessuna di queste due cose. Le prime impressioni negative sono state condivise da IGN, VGC, Eurogamer e chi più ne ha ne metta. Il gioco uscirà finalmente il 2 febbraio. E purtroppo un po' tutti hanno perso le speranze. L'altro giorno abbiamo parlato di Masahiro Sakurai e di come lo sviluppatore abbia dichiarato di aver ripreso attivamente lo sviluppo di videogiochi. E proprio poche ore fa ha comunicato una bella novità. Nel corso del 2024 termineranno i lavori sul suo canale Masahiro Sakurai on Games. In poco più di un anno e mezzo Sakurai ha tirato fuori 170 video, sia in giapponese che in inglese. Una produzione sconfinata. Che si è giunto il momento di concentrarsi interamente sui videogiochi? Chissà, magari il suo prossimo titolo potrebbe essere molto più vicino di quello che crediamo. E a proposito di sorprese, Sony ha lasciato tutti a bocca aperta con uno shadow drop di informazioni che sa un po' di autoleak, ma neanche, ha fatto una cosa proprio strana. Durante il trailer di presentazione della sua conferenza al Consumer Electronics Showcase, che sì, abbrevierò con gusto in CES, ha mostrato footage inedito, così a caso, di progetti mai visti prima, tra cui qualche rapida sequenza del film di Gravity Rush e anche un nuovo progetto legato all'IP di Patapon. Vi sareste mai aspettati di sentire parlare Sony di queste due serie storiche a CES? Ecco, io personalmente no, e chissà se mai si concretizzeranno in qualcosa di fatto e finito, oppure se rimarranno solo dei prototipi pensati per essere inseriti in questo trailer. Comunque, recuperatevi i due Gravity Rush, perché sono dei gioconi, e incrociate le dita per Ratatan, il seguito spirituale di Patapon. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto. Dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri.
Grazie mille Autaggi Retro Games e viva il collezionismo! Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Oggi è stato annunciato un Direct per il prossimo 18 gennaio alle ore 21. Ma non si tratta di un Nintendo Direct, bensì di un Developers Direct di Microsoft e Bethesda. Ma fate molta attenzione perché potrebbe trattarsi di una presentazione fondamentale anche per il futuro di piattaforme come Switch e PlayStation 5. Partiamo dal presupposto che il Developers Direct del 2023 per me è stata una delle migliori presentazioni dell'anno. Un po' perché si tratta di un format che dà voce agli sviluppatori, ma anche e soprattutto per lo shadow drop di Hi-Fi Rush, che per me è stato uno dei GOTY a mani basse e anche una delle uscite più solide del 2023 su ecosistema Microsoft. Vediamo intanto però cosa c'è di confermato per quest'anno, e già la lineup ufficiale è stra interessante. Più di 10 minuti saranno dedicati al gioco di Indiana Jones, sviluppato da Machine Games, gli autori del rilancio di Wolfenstein, e visto il pedigree dello studio le aspettative sono altissime, anche se del titolo non si è visto ancora nulla. E notate che nelle ultime ore diversi insider hanno affermato che Indiana Jones potrebbe debuttare prima di quanto molti si aspettano, con un'uscita prevista entro la fine del 2024. Obsidian mostrerà il primo approfondimento sul gameplay di Avowed, il suo nuovo fantasy action RPG, che, sarò sincero, mi ispira meno di zero, proprio non è il mio genere, ma sono sicuro che ci sia una grandissima fetta di appassionati impazienti di scoprire di più su questa produzione. Spazio anche per ARA, History Untold, un nuovo gioco di strategia dal taglio storico fatto dagli stessi autori di Civilization 5, quindi insomma gente che sa quello che fa. E poi c'è anche un'altra bomba niente male, con un dietro le quinte dedicato a Hellblade 2 e al lavoro svolto da Ninja Theory. E a questo punto mi aspetto venga svelata anche la data di uscita di questo seguito attesissimo. Per me, senza tenere conto di eventuali shadow drop, già questa è una lineup solidissima che rende il primo appuntamento del 2024 di Microsoft imperdibile. E ovviamente questo Direct lo seguiremo in live insieme qui su YouTube a partire dalle 20:30. Però c'è da tenere in considerazione anche un altro fattore. Sono giorni ormai che si rincorrono i rumor, rilanciati un po' da tutti i nomi più autorevoli del settore, che vorrebbero Microsoft intenzionata a portare le sue esclusive anche su altre piattaforme. Gli indizi rilasciati da Nate88 nel suo ultimo podcast fanno pensare a un probabile approdo di Hi-Fi Rush su altre console, e lo stesso discorso lo si può fare prendendo in esame le parole di Jeff Grubb, che con molta più decisione punta verso Sea of Thieves. Si tratterebbe di un bel cambio di strategia per Microsoft, che sembra sempre meno intenzionata a portare avanti un discorso legato agli hardware in favore di un'espansione delle sue proprietà intellettuali ben oltre i confini dei suoi hardware. Vi faccio una domanda: nell'eventualità che questi titoli arrivino su Switch e PS5, preferireste pagare il prezzo pieno per questi porting oppure non rinuncereste mai alla comodità del Game Pass? E per chiudere, visto che si parla di allargare i propri confini, vi riporto questo interessantissimo rumor appena uscito dalle pagine di GameIndustry.biz, dove viene affermato che Nintendo sta cercando attivamente dei partner per affidare a degli sviluppatori esterni alcune delle sue IP. Esattamente come è accaduto con Bandai Namco, Grezzo, Mercury Steam e via dicendo, Nintendo vorrebbe continuare questo trend di affidare alcuni dei suoi più grandi nomi a studi esterni. Almeno questo è quello che afferma Christopher Dring nel suo articolo, dove si interroga sul futuro di Switch 2. Per il giornalista le trattative sarebbero già arrivate a buon punto con ben 3 studi esterni con cui Nintendo non avrebbe collaborato precedentemente. Come strategia questa la trovo estremamente interessante. Permette alla grande N di concentrare tutte le sue forze produttive sui titoli più importanti, ma allo stesso tempo garantisce una certa diversificazione nella lineup, dando spazio a nomi che altrimenti non troverebbero spazio sui suoi hardware. Senza l'apporto di Bandai Namco difficilmente avremmo visto uno sforzo titanico come quello di Smash Ultimate. Senza WayForward, Advance Wars sarebbe rimasta ad appannaggio di servizi come l'NSO, e l'apporto di Grezzo ha permesso di ripescare un titolo ormai dimenticato come Link's Awakening senza andare a gravare sullo sviluppo dei titoli principali della serie di The Legend of Zelda. A questo punto è divertente immaginare quali potrebbero essere queste accoppiate. Io ci vedrei bene un nuovo F-Zero fatto da Shinen, gli stessi di Fast RMX. A qualcuno potrebbe essere affidato il compito di rivitalizzare una serie come Golden Sun, con una collection esattamente come è accaduto con Another Code, o perché no, su Switch 2 potremmo vedere finalmente il trionfale ritorno di Star Fox o magari di Earthbound. Un po' come Arte Piazza ha gestito lo sviluppo del remake di Super Mario RPG. Certo, affidarsi a studi esterni è sempre un rischio e la storia di Prime 4 ci insegna qualcosa, ma sono ormai lontani i tempi dei rocamboleschi accordi con Philips che hanno partorito i peggiori giochi su licenza di sempre.
Posto quindi il fatto che bisogna fidarsi delle scelte di Nintendo, scrivete un po' nei commenti quali serie vorreste vedere tornare e magari se avete in mente anche lo studio perfetto per un compito del genere. E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Developoro, Michele Direct. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... IGN, IGN, VGC, VGC, IGN, VGC, VGC, IGN, IGN, IGN.